Di luce non si vede niente. Sì, ma ciao, è partito. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buon da me e le mie orecchiette da zebra. Mi piace, vi allieterò 15 minuti della vostra giornata. Sono qua con un nuovo video spe tu tu È un pelo tuo, Lapo. Cosa vuoi ancora? Ti ho appena dato il Dentastick. Vieni qua, dammi un bacino. Saluta tutti e vieni a darmi un bacino. Qua. Bacina la mamma. Bacia. Ti rifiuti di darmi un bacino alla mamma? Ti ho appena dato il Dentastick. Vieni qua. Subito qua. Bacino alla mamma. Bravo, bacino. Basta, ti ho appena dato il biscotto e anche il Dentastick. Buongiorno. È buona la mamma, amore? Sì, lecca pure. Allora, siamo qua con un nuovo video spesa. Questo è lo scontrino che ho speso. Mortacci, 75,90 euro. Vabbè, ma che cazzo? Chi interessa il biglietto della spesa? Comunque vi faccio vedere cosa ho comprato. Sorgino, che chi mi conosce sa che è la mia insalata preferita. Sorgino. Poi ho preso una certosa della Galbani. C'erano ancora i sottocosti, ancora fino a domani alla Coop. Poi ho preso questa qua, che non l'ho mai presa, sinceramente, vediamo com'è. È la mozzarella Valfiorita Julienne. Non so neanche quanto costa questa. Aspettate che vediamo quanto costa. Non l'ho mai presa. Mozzarella 9. Mo vi dico quanto costa. Offerta mozzarella, no, questa è la Vallelata. Eccola qua, costa 1,98 euro. 1,98 euro saranno 200 grammi, sì, 200 grammi. Perché volevo fare, aspetta che spegniamo qua, volevo fare le bruschette perché ce le ho ancora da venerdì scorso, ancora da fare. Ecco, ho comprato il pane da bruschetta ma non avevo la mozzarella per farla, perché se metti la mozzarella, quella tipo Vallelata, quella lì si riempie d'acqua. Tipo anche se la metti sulla pizza o cosa, ma perché vedo scuro, chiaro? No, non riparto a fare il video. Magari sono io che non ci vedo, che vedo un colpo scuro, un colpo chiaro. Io non ho mai capito sto cazzo di telefono qua. Boh, vabbè. Poi, devo provare a fare un video col tablet. C'ho il tablet nuovo, non ho mai provato a fare un video con quello. Magari con quello non viene chiaro, scuro. Boh. Poi ho comprato le olive, le avevo comprate anche settimana scorsa, ma visto che c'è il sottocosto e costano poco, non mi ricordo quanto, 60-70 centesimi, le ho comprate. Poi ho comprato il solito mio Trentin Grana 1. Sì, io so, cioè, visto un video spesa mio e visto tutti, perché io sono abbastanza metodica, compro più o meno sempre le stesse cose, non è che mi piace molto variare, vabbè. E se sentite rumore è che ho la finestra aperta perché oggi è una bellissima giornata, perciò ho aperto un po' tutto fino a che c'è il sole. Poi ho pensato pure alle bigotte. Ho pensato pure alle bigotte e ho comprato i Wustel lunghi lunghi per le bigotte. Ne ho presi due, mi sembra. Dopo salterò fuori anche il secondo. Comunque, vedete che penso sempre anche a voi. Poi ho comprato un altro pacco di questo finché c'è il sottocosto, perché la regina si sa che costa sempre su più di 3 euro e c'è in sottocosto e l'ho pagata 1,90 euro. Quella biologica, sì, biologica è che c'ha la carta invece della plastica, qua c'ha la carta. Ecco.
Poi, e qua abbiamo finito. Poi ho comprato gli affettati. Allora ho preso un etto di bresaola, un etto di prosciutto cotto e un etto di speck. Vabbè, la bresaola l'ho pagata 2,60 euro, lo speck 1,84 euro, il prosciutto cotto 1,73 euro. Ok, poi arrivo, perché come sapete io devo farlo qua in camera, però settimana prossima forse c'ho casa libera, perciò posso fare tutto quello che voglio. Farò le happy hour, faccio le feste, faccio invito di tutto, faccio pizza party, faccio tutto. No, si può fare un cazzo perché siamo in zona rossa, non può venire nessuno, manco un gatto. Sola come un cane. Anzi, col cane. Poi ho preso due bottiglie di Estate. Il pane. Ne ho presi uno, due. Arrivo, state calmi. 3 e 4. Ecco qua. 4 pezzi di pane. Questo è il pan boccone, è buonissimo perché è morbido. Io lo metto in freezer. Lo metto in freezer confezionato uno a uno, lo metto in freezer e quando abbiamo voglia di pane lo tiro fuori. Si chiama pan boccone. Aspettate che lo rimetto nella borsa perché uno si è aperto e praticamente sulla mia pancia ci può mangiare una gallina. Non sto scherzando. Cioè, guardate, una gallina ci può mangiare. Ho pane ovunque. Poi ho comprato. Aspettate che vado con la seconda borsa. Ah, qua c'ho dentro il foglio perché, come sapete, io faccio l'ordine online e me la portano a casa. Com'è complicato. Allora, ho comprato uno di grissini friabili, no friabili, sì, friabili, cosa dico? Friabili. Poi ho comprato due che io amo, queste alette. Amo queste alette, ho comprato due di queste, due di alette già cotte, comodissime, basta buttarle nel fornetto ad aria, nella friggitrice ad aria, 3-4 minuti e ci abbiamo già la cena pronta. Poi ho comprato un sacchetto di limoni, poi ho comprato, eccola qua, questa era in sottocosto e l'ho pagata, vi dico subito, offerta mozzarella vallelata, allora 3,79 meno 1,20, perciò 3,79, 2,79, 2,40 euro, 2,40 euro di 3, 3 sembra. Sì, secondo me la Vallelata è la migliore mozzarella, ancora meglio della Santa Lucia, parere mio, Mi è caduta la spallina. Mi sembra molto adesso a Belen. Mi è caduta la spallina. Poi ho comprato la carne, qua ho preso 2 o 3, mi sembra, bistecche di roast beef. Mortacci se costano. 3 bistecche o 2, no, 3 perché sono troppo grosso per essere 2. 3 bistecche di roast beef e le ho pagate 7,53 euro. Non c'è trucco, non c'è inganno, non so se si vede. Ecco qua, 7,53 euro, dovrebbe essere 3 bistecche di roast beef. Sì.
Poi ho comprato, guardate qua, per tanta vitamina C, ho comprato 2 kg di arance mortacce, anche queste che care, 4,40 euro, di 2 kg, saranno 2 kg, sì, di arance tarocco. Queste sono buone sia da mangiare che da spremuta. Io le uso per spremuta perché ormai ho l'abitudine che io tutte le sere mi faccio una spremuta con 3 arance, metto 3 arance, un limone e metto giù un paio di bicchieri d'acqua fredda e tutte le sere bevo quello. Ecco. E se non ce l'ho mi manca. Difatti ieri avevo finito le arance e l'ho fatta solo col limone, però ho dovuto mettere lo zucchero perché proprio era amaro, perché altrimenti se gli metto le arance lo zucchero non lo metto. Ok. Poi ho comprato, sempre per le bigotte, è saltato fuori il secondo Würstel. Secondo pacchetto di Würstel. Sono buonissime queste. Queste quelle con la quale, per la quale, con la quale ho fatto quelli con la pasta sfoglia. Dentro c'erano questi, per quello che erano tanto lunghi. Perché questi sono anche storti, ecco, perché questi sono lunghi, sì, ma sono anche storti. Ecco. Però se vogliamo per no, non dico niente, altrimenti mi dite che sono una sporcacciona, però pure lui è sempre storto, o pende a destra o pende a sinistra, tipo la torre di Pisa, non ho mai capito perché, però io non ne ho mai trovato uno dritto proprio, o pende a destra o pende a sinistra. Boh. Non si sa come mai. La forza della gravità. Ok, io ho finito la mia spesa, penso che non ci sia altro. No, non c'è altro. Non ho fatto molta, molta spesa perché, essendo che è venerdì e 99% da lunedì sono qua da sola, o già da domenica sera forse, adesso vediamo quando posso partire. Perciò, essendo qua da sola, cioè, non è che ho fatto sta gran spesona. Ah, comunque, nei 76 euro è tanto così perché ci sono dentro, non ve lo faccio vedere, ma ci sono dentro anche le uova di Pasqua, che ho trovato 2 uova di Pasqua che non avevo trovato da nessuna parte. Perciò ho telefonato in cooperativa perché questa cooperativa dove abito io a Calceranica non c'è niente, è piccola e come avevo già detto nel video trovavi solo o la Ferragni, l'uovo della Ferragni o l'uovo Kinder, basta, non c'è altro. Invece a Caldonazzo la cooperativa è molto molto grande, perciò ho telefonato e gli ho chiesto se avevano quei 2 tipi di uova. Mi hanno detto di sì, perciò li ho presi. Ok. E niente, ci sono dentro qua, però lo vedrete prossimamente. Niente, io non ho più niente da dirvi, e basta. Io vi saluto, col video spesa ho finito, vi mando un bacio, spero che questo video spesa vi sia piaciuto, vi do appuntamento, aspettate che vediamo se vi faccio vedere, che magari se lo muovo un pochettino così, vedete che ho aperto, lì c'è il lapo. Che sta mangiando l'osso e vedete che ho tenuto aperto. Ok, tenuto aperto perché fuori c'è il sole, perciò ho detto ne approfitto e tengo aperto. Ecco, niente, mo vado a mettermi via la spesa e basta. Ciao, alla prossima. Vi saluto fra 3, 2, 1.